tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Garage in fiamme nella notte, ferito un 67enne. Nuovo ospedale, spunta un progetto per costruirne uno nella Valle dell'Arzilla. Presentato dal Comune di Fano il progetto per l'area dell'ex zuccherificio. A Fossombrone i commercianti organizzano il Summer Shopping, un calendario di eventi per tutta l'estate. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione Occhio alla Notizia. Cominciamo dalla cronaca. Ci sono stati momenti di paura l'altra notte in un quartiere di Fano, il quartiere di Sant'Orso, dove è andato a fuoco un garage. Una persona è rimasta ferita. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incendio scoppiato nella notte nel garage di un'abitazione in via Galileo Galilei a Sant'Orso di Fano. Erano circa le 4 quando una signora ha allertato i vigili del fuoco. Accorsi sul posto con 6 uomini e 2 mezzi da Fano, i pompieri hanno avuto difficoltà all'inizio ad avvicinarsi nel box. All'interno infatti c'erano vernici e materiale infiammabile che hanno provocato un forte calore impedendo ai soccorritori di avanzare. Per le operazioni di raffreddamento sono arrivati 2 uomini con un altro mezzo da Pesaro per aiutare i colleghi. Una volta dentro hanno trovato 3 bombole di GPL da 10, 15 e 20 kg, portate nell'immediato all'esterno e quindi messe in sicurezza. Ad accorgersi dell'incendio è stato il proprietario di casa, Filippo Santinelli, che più tardi si è accorto che il padre che vive con lui, Walter Santinelli, di 67 anni, non era in casa. Solo intorno alle 8 si è scoperto che l'uomo si era recato da solo al pronto soccorso a causa di ustioni di primo e secondo grado riportate agli arti inferiori. Proprio su questo elemento si stanno sviluppando le indagini insieme all'origine delle fiamme. Filippetti probabilmente era nel garage quando è divampato l'incendio. E ad allertare i vigili del fuoco è stata sua moglie, Marzia Piersanti, di 64 anni. I pompieri che hanno lavorato fino a tarda mattinata hanno dichiarato inagibili anche il terrazzo soprastante e l'autorimessa vicina con 6 box auto. Il rogo infatti si è sviluppato nei garage adiacenti, provocando danni a oggetti e attrezzature. A raccontarci dell'accaduto è un vicino di casa svegliato in piena notte. Lei praticamente ha il garage adiacente, quello che è andato a fuoco. Sì, un garage adiacente, avevo una finestra comunicante e le fiamme dal garage che ha preso fuoco sono passate in questa cantinetta che ho adiacente io. Che danni le hanno provocato? Io in questa cantinetta tenevo attrezzi miei personali, trapano, una stampante, tutti gli accessori che di solito si usano per fare i lavori fatti in casa. Gli altri pare che sia andato bene, i tubi si sono surriscaldati perché essendo alte le fiamme, quindi si sono rotti i tubi degli scarichi di 3-4 famiglie che sono insieme, quindi vanno sostituiti. I danni poi piano piano si riparano. Dovete ancora cercare di quantificarli i danni? Ma tanto, cosa puoi pensare? Sarebbe potuto succedere anche a me. Io ho una cantinetta. Allora, adesso parliamo dell'ospedale unico, perché qualcuno oggi ha presentato un progetto, no? Si è parlato di Fosso 6 ore, si è parlato di muraglia, l'ampliamento di muraglia, si tende ad escludere il progetto di Chiaruccia e quello di Case Bruciate. Adesso spunta un nuovo progetto che riguarda l'ospedale nuovo da costruire in un'altra valle, quella dell'Arzilla. Vediamo. Baricentrico, facilmente raggiungibile e con un solo progetto adatto per 3 aree distinte. È stato illustrato stamattina il rendering del Comitato per l'Ospedale nella Valle dell'Arzilla e delle Terme, uniti un mese fa con l'obiettivo di suggerire il miglior sito possibile per il nuovo nosocomio. Studi alla mano, il presidente Barbieri e i suoi vice ci hanno mostrato i dettagli e le motivazioni. Al Comitato interessa che nella scelta del sito si tenga conto innanzitutto del principio di equità, di accesso
per tutti i residenti della provincia affinché ognuno possa arrivare in tempo alla struttura ospedaliera. Non ci sono cittadini di serie A o di serie B, hanno precisato, ed è ora di accantonare i campanilismi e gli interessi di parte, mettersi intorno a un tavolo e prendere una decisione in comune prima che il sito venga scelto dalla regione, perché a quel punto le opzioni sarebbero Muraglia e Fosso Seiore. Se sbagliamo la scelta, ci siamo giocati il nuovo ospedale unico e per i prossimi 100 anni avremo o una cattedrale nel deserto oppure un'incompiuta. Quindi, a nostro parere, la soluzione migliore è quella di rispolverare un'ipotesi che era stata fatta anni addietro dal comune di Monbaroccio, che era stata avallata da ben 21 sindaci, tra cui anche il sindaco di Fano, che prevedeva la collocazione dell'ospedale proprio nell'area di Carignano e dell'Arzilla. Questo perché è ritenuta l'area più facilmente raggiungibile da Pesaro, da Fano e dall'entroterra ed è la zona più baricentrica. Nella stessa valle il comitato propone 3 aree per realizzare il nuovo ospedale, distanti a poche centinaia di metri l'una dall'altra, ma ognuna in un comune diverso, Fano, Pesaro e Monbaroccio. Il progetto è stato pensato in un'area di 26 ettari, esente dal rischio idrogeologico, e la struttura, dotata di pannelli fotovoltaici e piattaforme di atterraggio per le eliambulanze, potrebbe avere un costo complessivo di 200.000 euro. La cifra aumenterebbe se si volessero realizzare più di 500 posti letto. La proposta inoltre permetterebbe di valorizzare anche le terme di Carignano e sfruttare le opere compensative alla terza corsia, alleggerendo il traffico sulla statale adriatica. Fondamentale, secondo loro, è realizzare il casello di Fenile. Il nostro progetto comprende un polo ospedaliero fatto modulare, per cui replicabile, che può tenere fino ai 600-800 posti letto. Naturalmente prevede tutto quello che è dentro l'ospedale, tutte le varie reparti suddivise nei vari piani, di cui piano interrato. Comprende anche tutta una struttura a servizio di quello che è l'ospedale, che può essere la ricezione sia per quanto riguarda i medici che per i parenti degli ammalati, tutti i parcheggi sia interrati che a livello, e comprende, nelle vicinanze comprende tutta un'area che comprende anche un parco botanico, per cui a servizio tutta la zona che è già stata concessionata, perché è quella della Valle delle Terme, per cui diventerebbe tutta una vallata che noi abbiamo riferito alla Vallata della Salute, perché potrebbe essere tutta una cosa unita, uniforme, che tutto potrebbe venire a tutto benessere per tutta quella che è la provincia di Pesaro Urbino, tutto quanto. A fare un appello ai sindaci invece è il presidente del comitato, Massimo Muratori. Questo è un discorso che va a lunga già da 20 anni, no? Ecco, è ora di deciderla questa cosa. Quindi io ho fatto anch'io sindaco, quindi mi metto anche nei panni loro. Certo che smantellare in una città un ospedale che fa parte della struttura della città stessa da 150 anni non è semplice, no? Però oggi è arrivato il momento di fare delle scelte, di mettere da parte le varie banalità anche di destra, di sinistra e soprattutto diciamo i campanilismi. È ora di decidere. Io credo che sia ora di fare la scelta giusta e mettersi, diciamo, dalla parte dei cittadini. Insomma, il dibattito continua. Adesso parliamo invece di un'altra area, quella dell'ex zuccherificio. Ormai ci siamo abituati a quelle brutture, a quegli scheletri di cemento che sono lì in bella vista, sotto gli occhi di tutti. Forse potrebbero sparire. Non perché dovranno essere abbattuti, anzi, tutt'altro. Sarà dedicata allo sport e al tempo libero l'area pensata per l'ex zuccherificio grazie a un progetto studiato dai tecnici dell'ufficio comunale, l'urbanista Piamicoli e l'ingegnere Marco Ferri. Dopo aver intrapreso un percorso partecipato con esperti e cittadini, oggi l'assessore Paolini ha presentato lo stato di avanzamento. Il luogo potrà trovare il suo simbolo e la sua identità nel tema delle torri, reinterpretabili nella forma, nei volumi e nella posizione. Gli edifici esistenti, inoltre, potrebbero essere recuperati almeno in parte, e nel progetto rientrano una piscina e un centro congressi dedicato ad eventi culturali, musicali o professionali, capaci di accogliere fino a 2.000 persone. L'area potrà comprendere attrezzature e servizi per lo sport, come le palestre, ma anche spazi per gli sport minori, ad esempio lo skate o il tiro con l'arco. Sono previsti infine dei collegamenti ciclopedonali, un ampio parcheggio, un'area naturalistica e case coloniche al servizio di un'oasi faunistica che sarà fruibile per scopi scientifici e didattici. Noi su questo avviamo la ricognizione dell'interesse imprenditoriale, nel senso che chiediamo al soggetto imprenditoriale di dire: ma voi questa parte della previsione sareste interessati ad attuarla?
e con che così controproposte in qualche modo, con che equilibrio di gestione in qualche modo, in modo tale che noi raccogliamo tutta una serie di strumenti che potremmo proporre alla società Madonna Ponte per un accordo di programma, chiaramente a chiusura dell'iter giurisdizionale che spero che sia ormai prossima. Noi intanto già abbiamo fatto degli approfondimenti su uno strumento di finanza europea che è LIFE, che potrebbe essere attuato come strumento che aiuta la realizzazione dell'intera area per la parte delle aree umide della rinaturalizzazione. Quindi potrebbe essere un concorso che aiuta l'intera realizzazione. Una delle richieste è anche quella della piscina. Sì, tutto il laboratorio e anche i tavoli con gli stakeholders propedeutici hanno individuato la piscina come il bisogno più sentito da parte della città. E in generale le attività sportive, le strutture sportive vengono ritenute insufficienti e quindi avere un'area libera a disposizione, tutti hanno pensato di riempirla di servizi e strutture per lo sport, la piscina prima tra tutte. L'ipotesi è che una piscina in quest'area farebbe da volano poi per tutte le attività anche imprenditoriali che nell'intorno potrebbero nascere. Oltre alla piscina, anche qualcuno proponeva di trasferire qui un palazzetto dello sport, insomma, più capiente, più moderno. Le palestre già ci sono, c'è una richiesta di palestre, quindi potrebbero pensarsi strutture per le palestre. E abbiamo avuto una grande partecipazione di rappresentanti di sport minori che cercano attrezzature particolari, insomma, chiedono di tenerli presenti. Il commercio sarà semplicemente in funzione delle destinazioni, quindi se l'area è sportiva si potrà pensare ad attività commerciali legate allo sport, a servizi di ristorazione, bar, cose del genere, o se proprio a strutture commerciali specifiche, quello che viene richiesto è una vetrina dei prodotti locali oppure una vetrina dei prodotti legati all'investimento prevalente nell'area. Per esempio un gruppo ha proposto la moda, un altro ha proposto la canapa, ecco, eventualmente questi investitori vorranno magari poi commercializzare i loro prodotti, ma non un centro commerciale. E la città di Fano si prepara a vivere la Notte Rosa, il carnevale estivo, ed è per questo che il sindaco di Fano Massimo Seri ha firmato un'ordinanza con la quale vieta la detenzione e la somministrazione di alcolici o di altre bevande in lattina o bottiglie di vetro, compresi i bicchieri naturalmente. Il provvedimento è valido nella fascia di territorio compresa tra il mare e la strada statale 16 dalle 20 di venerdì 1 luglio alle 5 di sabato mattina. Con una seconda invece ordinanza il sindaco dà la possibilità agli esercizi pubblici di aumentare il volume della musica rispetto ai decibel stabiliti dalla normativa vigente. Questo vale anche per tutti gli stabilimenti balneari. Sabato 2 luglio invece a Fossobrone prende il via un ricco programma di eventi organizzato dai commercianti. Sarà la Notte dei Saldi ad inaugurare sabato 2 luglio la serie di eventi estivi organizzati dagli esercenti del centro storico di Fossombrone, uniti da anni per far rivivere insieme la città e attirare turisti. I commercianti daranno vita a 6 iniziative, pensando anche ai più piccoli e racchiudendole in un unico titolo, Fossombrone Summer Shopping. Per la Notte dei Saldi inoltre non mancheranno i maxi schermi per vedere la partita di calcio Italia-Germania. Trattasi appunto di una serie di eventi estivi che spaziano dalla notte latina, dalla notte dedicata ai bambini, per la quale quest'anno abbiamo suddiviso il programma in 2 date, la grigliata, che è un evento veramente sentito, in quanto saranno tutto il corso sarà allestito con grandi tavoloni dove si potrà mangiare appunto carne fatta sul posto, rigorosamente chilometro zero. Vi aspettiamo numerosi anche quest'anno e
vinca l'Italia, vincano i saldi e il Summer Shopping. Il Summer Shopping proseguirà con gli eventi ogni giovedì dal 7 luglio al 4 agosto con l'apertura serale dei negozi. Siamo orgogliosi perché comunque tanti commercianti del centro storico collaborano insieme, e non solo economicamente per creare le condizioni appunto per fare questi eventi, ma anche diciamo in amicizia cerchiamo di collaborare e creare appunto questi eventi importanti che non sono quelli estivi naturalmente, ma tutto l'anno. E abbiamo sicuramente da un lato il vantaggio di avere una cittadina che già di per sé è accogliente e piacevole anche da visitare. Abbiamo altrettanto però tanti negozi che sono attrezzati al meglio anche negli ultimi anni, quindi cercando di dare il miglior prodotto anche al miglior prezzo, e questo non è irrilevante. E diciamo che insieme è nato un mix importante per Fossombrone, che raccoglie clienti da tutta la Valle del Metauro e non solo, sia in discesa che diciamo all'indietro, e questo naturalmente ringraziamo di cuore tutti i nostri clienti e tutti i visitatori della nostra città. Il vescovo di Fano Armando Trasarti ha celebrato ieri una messa nella chiesa di Fenile in occasione dei patroni Santi Pietro e Andrea. C'è un programma molto ricco, velocemente ve lo leggo. Venerdì 1 luglio i ragazzi metteranno in scena una commedia dal titolo Il filo invisibile delle frontiere, sabato una cena nella quale sarà possibile vedere anche la partita degli europei Italia-Germania in un maxi schermo. Poi le celebrazioni si concluderanno domenica alle 4:30 del pomeriggio, i giochi di una volta, poi alle 19 la Santa Messa, una cena subito dopo e uno spettacolo del gruppo dialettale Comediante che presenteranno alle 21:30 Pareve in Tanza alla Grazia, una commedia divertentissima. In tutte le giornate è prevista una pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà destinato alla parrocchia e ai ragazzi dell'oratorio. Si sposterà alla Rocca Malatestiana il festival organizzato dai giovani del Work in Progress che per un mese, il mese di giugno, hanno animato la darsena borghese. L'associazione Work in Progress, dopo la felice esperienza alla darsena borghese dove ha animato le serate del mese di giugno, per il mese di luglio torna nella sua collocazione storica, la Rocca Malatestiana, ma non all'interno del cortile come gli anni passati, all'esterno, nei giardini che furono già in passato teatro di eventi e feste. L'idea di animare diversi spazi della città è ben vista dall'amministrazione comunale, come ha sottolineato l'assessore al turismo Marcheggiani nel definire ben riuscito l'esperimento alla darsena, esempio di buona convivenza tra chi frequenta gli eventi dell'associazione con le esigenze dei residenti. Ma la pendolarità, si sta già pensando alla location di agosto non ancora individuata, non è la sola novità di quest'estate, ma anche la formula, dato che quello presentato dall'associazione è il Work in Progress Festival 2016. È bella proprio questa sperimentazione che è stata messa in piedi, ossia aprire il ponte tra il centro storico e il Lido, che ha suscitato tanta curiosità da parte dei passanti, tanto interesse dalle iniziative che sono state messe in piedi, e quest'anno è ancora più particolare proprio perché viene proposto come festival di Work in Progress, messo su da questi ragazzi operosi con tanta voglia di fare per questa città. Hanno messo in piedi questa cosa, la darsena borghese, per poi spostarsi davanti alla Rocca, quindi anche sperimentare di nuovo quello che era i giardini davanti alla Rocca Malatestiana, dando comunque sia la possibilità di visitare la Rocca Malatestiana ai turisti, e poi per il mese di agosto una location ancora da trovare, insomma da decidere, insieme a un programma ricco, e un programma che poi la particolarità di quest'anno è che va in collaborazione con quelle che sono le iniziative esistenti, il Passaggi, il Jazz, quindi è qualcosa che entra ufficialmente nella programmazione estiva di questa città, nella programmazione turistica, nella strategia turistica di questa città. Un programma, come di consueto, spalmato su tutti i giorni della settimana e denso di appuntamenti. Lunedì cinema, il martedì i laboratori e le attività per i bambini, le serate musicali con i gruppi che si esibiranno all'aperto il mercoledì ed il venerdì, e poi giovedì e sabato saranno variate di volta in volta.
work in progress, appunto. Sono le immagini, vedete, dei tifosi dell'Alma Juventus Fano che sono scesi in piazza ieri, piazza 20 settembre a Fano, per festeggiare l'annuncio che la società Granata ha deciso di presentare e che presenterà la domanda di ripescaggio in Lega Pro. Non sono mancati i cori, i fumogeni, le bandiere, nella speranza che il sogno della Serie C possa realizzarsi. Nei prossimi giorni la società depositerà la documentazione necessaria insieme ai 250.000 euro richiesti dalla Lega per completare la domanda di iscrizione. Bene, con queste immagini di festa chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci. Piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.